Se ripenso a Bertolucci adesso, con l'emozione di aver appreso da poco della sua morte, più che un film, più che uno dei suoi capolavori, mi viene in mente l'idea di cinema che lui ci ha lasciato, e cioè l'idea di un cinema come respiro vitale, come amore, come passione, come fuoco, come mondo. L'idea di un cinema che si nutriva di cinema e si nutriva di mondo contemporaneamente. E in questo Bertolucci è stato, credo, unico nel panorama del cinema contemporaneo. Non mi piace ricordarlo per i grandi premi che ha vinto, per gli Oscar all'ultimo imperatore, per i Leoni d'Oro, per i riconoscimenti. Bertolucci è stato tutto questo, ma è stato anche altro, è stato la consapevolezza che fare cinema significa avere un'idea, un sentimento, una visione del mondo, ma poi anche la capacità di dare forma a questa idea, a questo sentimento, a questa visione del mondo. La consapevolezza che la forma del cinema è il cinema stesso, nonostante l'urgenza anche sociale, antropologica che animava il cinema di Bertolucci. Bertolucci ha saputo dare forma ad alcune pulsioni primarie dell'essere umano, il tradimento, il conformismo, il dubbio, il sospetto, il conflitto, legando tutto questo però a un duplice registro, perlomeno il registro che io amavo di più in lui. Da un lato l'epica, e quindi il grande respiro narrativo di un film come Novecento, per esempio, e quindi l'ambizione alta di raccontare un intero secolo attraverso la storia emblematica di alcuni personaggi, e dall'altro lato il melodramma, l'epica e il melodramma. Il melodramma, non a caso, Bertolucci nato a Parma, nelle terre di Verdi, legato a quella tradizione culturale in modo straordinario, al punto da fare del melò e quindi delle storie di amore impossibile uno dei tratti più forti di tutto il suo cinema. Ancora oggi, quando a lezioni in università, dentro il mio corso di cinema italiano, faccio vedere Ultimo tango a Parigi, devo dire che le reazioni anche emotive dei ragazzi, dei giovani, ci dicono come questo cinema non sia invecchiato, e come per esempio l'idea di Bertolucci che l'amore possa vivere al di là di ogni dimensione razionale, nell'incontro di due corpi. Marlon Brando dice a Maria Schneider: niente nomi, niente storie, non voglio sapere nulla di chi sei, cosa fai, chi vedi, fuori da qui. Qui dentro, in questa casa, in questo appartamento, in Rue Jules Verne, esistiamo io e te, e non voglio altro. Il mondo sta fuori. Quando il mondo entra dentro, inevitabilmente distrugge l'amore, e vivere significa stare così in bilico, fra stare nel mondo e stare dentro il proprio corpo, e giocare di continua dialettica fra questo essere dentro e fuori. Questa è una lezione impagabile che Bertolucci ci ha lasciato. E voglio ricordare oggi, che tutti lo ricorderanno come un maestro giustamente, che questo paese è stato un paese che negli anni 70 ha condannato al rogo Ultimo tango a Parigi, in una specie di auto da fè medievale. Hanno bruciato materialmente le copie, e vedere il film, come successe a me quando ero studente all'Università Statale di Milano negli anni 70, era un'operazione clandestina, era quasi un reato penale. Era penale andare a vedere un film che oggi tutti celebrano giustamente come un capolavoro assoluto della storia del cinema. Siamo anche questo, e Bertolucci ce l'ha raccontato con una forza, una passione, un'intensità che pochi altri hanno avuto e hanno tuttora.